vanno pensate, approvate, applicate e rese concrete. L'ultimo passaggio è quello che più spesso manca al nostro Paese, perché di riforme fatte, approvate se ne parla molto, poi c'è il capitolo 800, 900 decreti attuativi che mancano. Allora, la vostra proposta al Governo è stata, le facciamo noi, cioè il lavoro di applicazione come consulenza ve lo facciamo noi. Sì, innanzitutto noi siamo partiti da un'idea base, che un governo come un capo azienda ha bisogno del supporto dei cittadini. Non si può continuare solo a criticare. L'altro giorno Renzi diceva: io ho messo un questionario su internet sulla scuola e nessuno ha risposto. Noi invece vogliamo dare risposte concrete, vogliamo mostrare un senso civico da parte dei cittadini. Noi come associazione dei consulenti di management abbiamo deciso di mettere a disposizione del governo 1000 giornate uomo, totalmente a titolo gratuito, per aiutare nell'attuazione. L'attuazione delle riforme è sempre il punto critico, perché attuare qualunque cosa crea problemi. Un conto è decidere, un conto è mandare le circolari, un conto è fare le leggi, un conto è poi riuscire a tradurle in effettivi risparmi, se parliamo di spending review, oppure in effettivo miglioramento della qualità del servizio, se parliamo di pubblica amministrazione. Le società di consulenza, di management e di Assoconso sono le primarie società di consulenza italiane e hanno deciso in una riunione di Firenze di dare 1000 giornate uomo, che è una cosa enorme. Pensate che vuol dire, per esempio, mettere 20 persone a disposizione totalmente gratuita del governo per 3 mesi, che si possono fare tantissime cose. Quindi questa è la nostra risposta al momento di miglioramento che tutti quanti cerchiamo di fare per il nostro Paese. Mi chiedo, ma questo lavoro non lo dovrebbe fare la burocrazia pubblica, l'apparato Per attuare un progetto di cambiamento in qualunque entità, sia essa un'impresa privata, sia un'impresa pubblica, sia un'industria, sia servizi, c'è sempre bisogno di qualcuno che abbia la vocazione progettuale, qualcuno che sia specializzato. È come un po' quando uno vuole fare una casa, uno ha bisogno di un architetto che disegni al meglio le cose. Se lo fa da solo lo può fare benissimo, però non vengono le ottimizzazioni che ci sono da esperienza, metodo e anni di progetti simili realizzati nei settori di vario tipo. Se faccio il cattivo, non è che voi offrite mille ore, no, giornate uomo gratuite, perché poi dite: vai, vi siete trovati bene e allora continuiamo a lavorare, ma stavolta ci pagate? Questa è una domanda molto giusta. In Italia è più difficile fare volontariato che lavorare. È pieno di cittadini di tutte le età che vorrebbero aiutare i comuni, aiutare il governo, cioè non si può, non ci sono delle leggi che permettono di farlo in maniera facile. Una volta un cittadino straniero ha provato a raccogliere i rifiuti in una città italiana perché non gli piaceva com'era lo stato della via ed è stato multato perché i rifiuti li deve raccogliere l'azienda municipale, non li deve raccogliere un cittadino. Noi siamo convinti che a livello di singola società questo non si possa fare, sarebbe una ovvia contaminazione della concorrenza. Un'associazione di Confindustria, invece, che racchiude praticamente tutte le società di consulenza di management italiane, è un'istituzione. Istituzione con istituzione, questa è un'attività che si può fare, anzi si deve fare. Io invito tutte le altre istituzioni ad avviare iniziative simili, perché in questo momento il governo ha bisogno di una mano nell'attuazione delle riforme. Io volevo chiedere una cosa. Presidente Capacchio, e Matteo Renzi ha detto, presentando le misure e presentandole alla platea degli industriali di Confindustria, al mondo imprenditoriale italiano, togliamo l'articolo 18, meglio, riformiamo l'articolo 18, tagliamo l'IRAP, adesso sta a voi. Abbiamo messo tutte le condizioni, non avete più alibi. Lei si sente da imprenditore senza alibi? Beh, indubbiamente l'IRAP è una tassa che non è mai piaciuta agli imprenditori, è una tassa che costringe le aziende a pagare tasse anche quando non fanno utili, quindi è una cosa che è sempre stata molto molto impopolare e nessun primo ministro ha mai avuto il coraggio di tagliarla. Quindi il fatto di liberare dei soldi freschi che di solito vengono dati allo Stato sicuramente aiuterà le aziende a reinvestire e quindi a crescere. Questo è fuori di dubbio, anche nel settore della consulenza, dove abbiamo l'80% dei costi rappresentati da persone, quindi di fatto IRAP, IRAP altissima, questo libererà soldi per poter reinvestire nella crescita. La nostra è un'associazione di società che reinvestono tutti gli utili nella crescita sempre. Le altre misure, quelle che sembra vengano avanti sull'incentivo dei tempi indeterminati, per esempio,
Sono misure di grande rilievo perché in Italia è sempre successo il contrario di quello che uno si potesse aspettare, cioè sono sempre stati incentivati i tempi determinati, quindi le assunzioni dei precari cosiddetti, salvo poi essere criticate e biasimate da tutti, però erano incentivi, indubbiamente nessuna azienda aveva interesse ad assumere persone a tempo indeterminato quando costava molto meno assumere a tempo determinato, almeno per 2 o 3 anni. È stata completamente ribaltata la cosa, forse sarà completamente ribaltata la cosa, e questo sicuramente aiuterà ancora una volta le aziende a investire nel capitale umano, che in Italia è sicuramente il valore aggiunto maggiore che abbiamo. Sulle partecipate il Presidente Capelli che voleva intervenire. Ma il giorno dopo che è uscito l'articolo delle nostre 1000 giornate, siamo stati contattati da un certo numero di comuni che hanno detto: noi abbiamo bisogno di aiuto. Nella realtà dei fatti, quando un comune o una regione riceve meno introiti dallo Stato, ha 2 opzioni naturalmente, quella di riaumentare gli introiti aumentando le tasse locali o quella di riorganizzarsi per riuscire a fare le cose con meno costi. No? Bene, noi crediamo e siamo fermamente convinti che sia questa la strada da perseguire. Se prendiamo tutte le aziende energetiche che negli ultimi anni sono state colpite da tasse sporadiche, la Robin Tax, la Tobin Tax, eccetera, che sono state improvvisamente andate ad impattare su società anche quotate in borsa di alcuni punti percentuali degli utili, non hanno mai aumentato le tariffe perché non lo possono fare, hanno sempre reagito managerialmente o attraverso società di consulenza manageriale che li hanno aiutati a ristrutturarsi per ritornare ad avere lo stesso utile di prima. Quindi ci sono comuni virtuosi in Italia che hanno dei sindaci manager o dei city manager molto, molto bravi, molto validi, che non si lamentano mai, loro si attivano immediatamente, e ci sono invece comuni o regioni che alzano la mano e dicono: vogliamo aumentare le tasse, vogliamo maggiori introiti. Questa è la differenza tra chi ha un approccio manageriale e chi ha un approccio invece, diciamo, un po' burocratico. Abbiamo ancora